bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, buongiorno, come tutte le mattine un buongiorno a tutti voi che state andando a scuola, che state andando al lavoro, che state facendo le vostre cose. Nel video di oggi ragazzi parleremo di un sacco di novità di Fortnite. Ovviamente tratteremo alcuni argomenti che certamente anche voi avrete già visto, come l'arrivo della nuova torretta su Fortnite. L'abbiamo visto l'altro ieri sera in diretta, l'arrivo della notizia, e oggi tratteremo un attimo più approfonditamente la torretta che dovrebbe arrivare con l'update di questa mattina o alla peggio giovedì. Vedremo anche ragazzi alcune cose interessanti sulle skin che arriveranno, non voglio spoilerarvi nulla, e parleremo di alcune novità anche per i giocatori di Xbox. Quindi ragazzi non preoccupatevi che non vi dimenticano quelli di Epic Games. Prima però ragazzi di iniziare il video ve lo ricordo sempre, se volete supportare il canale e aiutarmi con i video, mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie di Fortnite. Allora ragazzi, allora la domandina, domanda oggi interessante raga, la domandina, voglio leggere i vostri commenti proprio qua sotto ragazzi, sapete che mi piace leggere i vostri commenti, e la domanda è semplicissima: come vi sembra la nuova torretta? Quello che vi viene in mente, quello che vi viene in mente, scrivetemelo sotto qua. È giusto che l'abbiamo inserita? Non è giusto? Vi sembra OP? Non l'avreste utilizzata? Tutto quello che vi viene in mente, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Quindi ragazzi, come al solito, ciancio alle bande, bando alle ciance, cominciamo subito con le prime immagini del video di oggi. E la prima ragazzi, se arriva, vediamo se arriva, non arriva, arriva, ta da da! Questa ragazzi è una delle nuovissime skin che troveremo su Fortnite. Alcuni di voi l'hanno già vista, altri non sanno di che cosa si tratti, ma si vociferava ragazzi, tra l'altro insieme a questa nuova skin arriverà anche la controparte femminile. Sembrano tipo degli incursori delle squadre speciali, viste così. Sembrava ragazzi che queste skin fossero quelle attribuite al Twitch Prime Pack ragazzi. Questo si è vociferato su Reddit, su YouTube, sui forum fino a poche ore fa. Ma poi ragazzi un leakers ha scoperto questa stringa di codice. Ed è interessantissimo perché come vedete, se leggiamo dall'alto, siamo nella sezione ovviamente del Battle Royale di Fortnite, Featured Items, Outfit, Athena Soldiers, quindi questi sono i soldati, CID259, Athena Commando, Street Ops. Cosa vuol dire? Vuol dire ragazzi che questa stringa di codice che state vedendo è relativa al negozio di Fortnite. Quindi ragazzi viene completamente distrutta la teoria che fosse un nuovo Twitch Prime pack, ma in realtà ragazzi saranno delle skin presenti normalmente nello shop. Sappiamo anche che saranno delle skin rare da 1200 V-Bucks, e sappiamo anche ragazzi che verranno accompagnate dai backpack. Questo dovrebbe essere il backpack, non sappiamo se suo, di lui o di lei, niente di esagerato. L'altro backpack, secondo me questo è quello di lei, non lo so perché, ma mi ricordo un pochettino il backpack, quello dello zainetto che c'ha il bombarolo lucente se non ricordo male, quindi ci può stare, ci può stare. E arrivano anche con il loro deltaplano, una rivisitazione di un deltaplano che abbiamo già visto in altre skin. Non abbiamo ancora, io non ho almeno per adesso trovato ancora il piccone, quindi vedremo un attimino quello che succederà quando arriverà anche il loro piccone, o semplicemente se verrà dato in qualche sfida particolare, ancora non lo sappiamo. Ma proseguiamo ragazzi, ed eccola qua, appunto ne abbiamo parlato proprio all'inizio del video, la nuova notizia che è arrivata domenica sera su tutte le lobby di Fortnite: torretta montata.
posiziona la torretta montata e salta a bordo per una bella raffica di soppressione. Attenzione, l'unità può surriscaldarsi. Allora, c'è da fare un piccolo preambolo. Questa torretta montata, diciamo che l'idea c'è già anche in altri videogiochi, e il primo che mi viene in mente, così come è venuto in mente ai miei ragazzi che mi seguivano nella live di questi giorni, è che Realm Royale, quando si utilizzava l'ingegnere, aveva un qualcosa di simile, non proprio uguale, ma diciamo che il concetto era quello. Che cosa succede? Questa, ragazzi, è una torretta che probabilmente a terra la vedremo come una specie di portatile, ok? Quindi penso che si prenda dal quadratino. Oramai è dato di fatto che il quadratino, il portatile, il super portatile, l'arena dei giochi, sono tutte fatte così. Una volta che tiriamo la torretta, questa si posiziona in brevissimo tempo al suolo e, come vedete, c'è una sedia. Noi ci possiamo salire e probabilmente con un nuovo mirino che ci verrà dato potremo colpire i nemici con una specie di Gatling gigante, che è quello che state vedendo. Non è proprio un Gatling gigante, sembrano due fucili da calibro 50, quindi diciamo che sparerà molto probabilmente abbastanza veloce e sarà comodissima più che altro quando giocheremo in squad, perché potete immaginare, ragazzi, che secondo me verrà trovato il modo di costruire degli edifici in maniera abbastanza giusta e intelligente da poterci infilare poi la torretta in mezzo ed utilizzare il mirino per sparare ai nemici. È davvero interessantissimo questo nuovo oggetto, ragazzi, anche perché non c'è nulla di simile su Fortnite, non ci sono armi neanche montate sui veicoli, e una prima torretta a terra potrebbe dare il via a delle altre possibili armi. Già le avevamo viste, che potranno essere montate sui veicoli. Tra l'altro io avevo già liccato, ragazzi, questa torretta addirittura nella season 4, quindi pensate che sono già due stagioni che loro hanno pronta la torretta e non l'avevano ancora rilasciata. Questa è una vecchia immagine che vi avevo proposto mesi e mesi fa, ragazzi, e come vedete infatti era già pronta per essere portata in game, quindi un altro leak assolutamente azzeccato. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo appunto dei giocatori di Xbox One, perché, ragazzi, dal 14 novembre ci sarà un grande aggiornamento per tutti voi giocatori da Xbox. Sarà possibile avere una nuova interfaccia per utilizzare mouse e tastiera anche per voi. Questa è una cosa che hanno già fatto un mese e mezzo fa per i giocatori di PS4. Sapevo che stavano iniziando a lavorare sulla possibilità di inserire anche mouse e tastiera per quelli di Xbox, e quindi, ragazzi, da adesso, fra qualche giorno, la cosa sarà realtà. Bisognerà capire probabilmente se verrà fatto anche come i giocatori di PS4, quindi il matchmaking per i giocatori da console che utilizzano mouse e tastiera verrà ristretto solo ed esclusivamente ai giocatori che utilizzano mouse e tastiera, quindi potreste essere inseriti anche voi come quelli di PS4 nei server dei giocatori da PC, ok? Quindi è la stessa identica cosa, spero che sia una cosa che vi possa interessare. E chiudiamo, ragazzi, il video parlando un secondo del nuovissimo bundle, il Deep Freeze Bundle. Ne parleremo poi più approfonditamente nei prossimi giorni. Sappiamo che sarà disponibile dal 16 novembre e c'è al prezzo di €29,99 skin, piccone, backpack, deltaplano. Si vociferava che i V-Bucks fossero 3.000, ma in realtà saranno probabilmente solamente 1.000, era un po' tanto avere 3.000 V-Bucks, quindi vedremo un pochettino, ragazzi, nel corso dei giorni poi l'evolversi di questo nuovo bundle. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia stato utile per aggiornarvi sulle news di Fortnite. Mi raccomando, un super pollicione in su se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto, ciao!